Regola d'arte, benvenuti. Pittura e musica, la storia di un lungo rapporto che inizia almeno con Giuseppe Arcimboldi, il pittore manierista di fine Cinquecento, famoso per i suoi ritratti realizzati con fiori, frutta e via dicendo. Arcimboldi, appunto, elaborò alla fine del Cinquecento, alla corte di Rodolfo II a Praga, un sistema per tradurre in colori le note, i suoni musicali, e elaborò anche uno strumento chiamato liuto prospettico che sarebbe stato eseguito, realizzato e suonato concretamente da tal Mauro Cremonese musicista, per rendere appunto attraverso suoni e colori questa correlazione tra le due sfere diverse, che però venivano appunto accomunate in questo parallelismo. È una sperimentazione che non restò isolata. Due secoli dopo troviamo una cosa del genere in Francia, dove un gesuita, padre Castel, realizzò un clavicembalo a colori che, secondo i racconti dell'epoca, emetteva contemporaneamente suoni e colori, cosicché ad ogni nota musicale corrispondeva una precisa tonalità che sarebbe stata emessa attraverso un sistema di proiezione molto artigianale. Questo strumento viene ricordato sia da Voltaire sia da Goethe, il famoso scrittore tedesco, che era noto all'epoca anche, forse soprattutto in un certo ambito, come scienziato, e che proprio in uno scritto del genere, che si chiamava Farben Lehre, teoria dei colori, fu invece molto severo nel giudicare questi esperimenti e, per così dire, scoraggiò ogni ulteriore tentativo. Così che durante l'Ottocento noi assistiamo a due fenomeni, diciamo, paralleli. Da una parte abbiamo sempre questo proseguire di sperimentazioni di organi luminosi o di pianoforti cromatici, ma in un ambito sempre più da fiera, da parco dei divertimenti, con questi oggetti fantasmagorici che venivano eseguiti ed esibiti durante fiere, quasi ad un livello circense. Mentre dall'altro lato abbiamo degli scienziati che molto seriamente proseguirono, a dispetto di Goethe, nell'analizzare la possibilità di un rapporto tra suono e colore, anzi teorizzando delle vere e proprie tabelle di corrispondenze tra la scala musicale e la scala cromatica. E abbiamo per esempio Helmholtz, un famoso chimico e ottico tedesco, e Charles Henry in Francia. Alexander Scriabin, compositore russo, scrisse all'inizio del Novecento un poema sinfonico che si intitolava Prometeo, nel quale inserì anche uno strumento musicale molto particolare che lui chiamò pianoforte luminoso. Sostanzialmente si trattava di una sorta di meccanismo di proiezione di luci colorate. La sua idea era proprio quella di abbinare le note musicali, i suoni e i colori, realizzando quindi un'opera d'arte totale, una fusione che avrebbe dovuto portare ad una stretta correlazione di queste due aree, l'area del suono e l'area del colore, e realizzò proprio una tabella di corrispondenze per cui ad una determinata nota corrispondeva un determinato colore proiettato durante l'esecuzione del brano. Qualcosa di paragonabile teorizzò il pittore russo Kandinsky nel 1909, quando scrisse un trattato sullo spirituale nell'arte, nel quale Kandinsky teorizzò una stretta correlazione sempre tra l'area del visivo e quella del sonoro, ma questa volta non era una tabella che faceva corrispondere le note ai colori, bensì i colori ai timbri degli strumenti musicali, cosicché per esempio il giallo corrisponde al suono di uno strumento, il violetto al suono di un altro strumento musicale. Kandinsky è molto interessante anche perché poi negli anni 20 elaborò una sorta di sistema per tradurre la musica in segni, questa volta senza l'intervento del colore, ma esclusivamente con i mezzi grafici. Kandinsky scelse di trattare uno degli incisi musicali più famosi della storia, cioè l'avvio della Quinta Sinfonia di Beethoven, che lui rese in termini visivi attraverso forme geometriche e linee ondulate. Ma
il caso di Kandinsky non è isolato. Oltre a Klee, abbiamo poi, alcuni decenni dopo in Italia, il caso di un pittore, Luigi Veronesi, che dedicò una buona parte della sua produzione proprio al problema della visualizzazione del suono attraverso forme geometriche e colori. Veronesi, alla fine degli anni 60, elaborò un vero e proprio sistema per tradurre, per visualizzare, come lui diceva, dei brani musicali attraverso un linguaggio puramente geometrico, nel quale però tutti i parametri della musica, o buona parte dei parametri della musica, venivano resi in un linguaggio a sé stante. I brani visualizzati da Luigi Veronesi sono molti, sono veramente numerosissimi, anche perché l'autore vi si dedicò attraverso due decenni pieni. Tra i compositori di cui Veronesi sceglieva di trattare più frequentemente composizioni musicali mediante il suo sistema di trasposizione visiva del suono, possiamo ricordare Bach, Stockhausen, Malipiero, un contemporaneo di Veronesi, ma anche e soprattutto Satie, compositore francese di inizio Novecento che Veronesi amava sopra ogni altra cosa e di cui visualizzò molte composizioni, tra cui la Quinta Gnossienne. Thank you.